Il primo flashback che ho, mi vedo in mezzo ai truzzoli a giocare con i pezzettini di legno, in mezzo agli operai che stanno lavorando. Mio nonno ha iniziato l'attività nel mobilificio Sello, dopodiché ha maturato esperienza nel mobilificio Torossi, dove dopo qualche anno è diventato caporeparto. Lì ha avuto diversi contatti con gli architetti dell'epoca. Nei primi anni 50 mio nonno e mio padre decisero di mettersi in proprio, vennero contattati appunto da questi architetti con cui avevano collaborato precedentemente. Questo fece sì che loro poterono intraprendere l'attività già con commesse di un certo valore. Durante le vacanze, mentre i primi anni andavo a vedere come si lavorava negli studi dei vari architetti con cui i miei collaboravano, riuscivo a verificare il passaggio tra la progettazione e l'esecuzione. Da qui in avanti c'è stato un passaggio, ogni anno un crescendo di esperienze e di rapporti tanto con i collaboratori, quanto con i vari architetti, quanto con i clienti. Avevo sempre come spalla il nonno e il papà. Ho sempre avuto una predilezione per quel che riguarda la tecnologia e nello specifico il computer, che in quegli anni erano un oggetto sconosciuto, specie nell'ambito lavorativo. È successo che abbiamo iniziato a utilizzarlo anche per fini lavorativi, per cui tutto il magazzino è passato in formato elettronico. Nell'86 abbiamo implementato anche il disegno, i primi disegni nell'ambito arredo. La passione per il computer porterà nell'88 a far acquistare ai miei il primo controllo numerico. Quindi fresa e foratrice, in quegli anni era una macchina un po' fuori dalla portata degli artigiani. Lavorando con architetti, questa attrezzatura ha permesso di creare delle forme diverse, di qualità più elevata, e abbiamo potuto iniziare a fare un discorso di prototipistica, di complementi d'arredo, l'esecuzione del particolare che prima si perdeva nel complesso. Nella nostra attività non abbiamo mai trascurato le cose, le lavorazioni di un tempo, per cui abbiamo mantenuto un restauro, abbiamo mantenuto tutto quello che era la conoscenza e il sapere delle vecchie lavorazioni e abbiamo cercato di interpretarlo. Nel 95 abbiamo acquistato anche un laser per poter cercare di sperimentare anche questo settore qui, perché è un attrezzo che ci permetteva di fare cose nuove. Siamo stati a Parigi con questi nuovi oggetti e abbiamo avuto anche un buon riscontro sulle riviste di settore. Il bello della faccenda è che si gioca, si cerca di risolvere delle problematiche magari formali, nel senso è bello poter utilizzare il legno in questa forma qui. È legno a tutti gli effetti, solo che è rinforzato, e allora accoppiando design, tecnologia e proprio la conoscenza del materiale saltano fuori dei prodotti che sono anche oltre belli da vedere e cominciano a avere una valenza un po' superiore che è quella dell'oggetto normale che si trova. Nel 2006 abbiamo fatto il pavimento, il seminato veneziano in legno, che abbiamo presentato a Innovation, e anche quello ha avuto un bel riscontro. I tappeti di legno è un qualche cosa che va fuori dalla percezione comune di un tappeto, però dà la possibilità di metterci dentro diverse cose. C'è la tradizione del materiale,
dell'intarsia, in questo caso qui, tarsia di legno con materiali moderni. Altra cosa della tradizione è il richiamo alle geometrie che sono quelle dei mosaici delle chiese nostre friulane. Per fare questo mestiere qui è solo un discorso di mischiare le cose e avere la mente aperta. E non dar per scontato che non si può fare, ecco, quello è il concetto. Dopodiché, sì, è chiaro che non tutte le ciambelle escono col buco, per cui qualche volta vengono fuori un bel po' di montagnette e di scarti, ma fa parte del gioco. Se uno comincia a fare un discorso economico prima, è difficile che si arrivi in fondo perché neanche non si parte, no? Mi auguro che tutto quanto si è fatto in queste tre generazioni qui non vada sprecato, che il mercato riconosca di nuovo il valore del lavoro artigiano, il valore della qualità e praticamente ci sia spazio anche per i giovani e in particolare per i miei figli, con la voglia di mettersi in gioco e di creare qualche cosa di nuovo in maniera da lasciare il segno del loro passaggio come abbiamo potuto farlo noi.